Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi andiamo insieme alla scoperta di un filato che abbiamo già visto in passato sul catalogo Tessiland, ma che si rifà il look. È ora infatti disponibile in nuove colorazioni che si rifanno a quella che è la tendenza moda del momento. Un 100% acrilico top quality, super soffice, che vi lascerà davvero stupiti. Sto parlando del Taylor. Andiamo insieme a scoprire i dettagli. Ecco qui il nostro filato Taylor, come vediamo un particolare gomitolo sfumato che crea quindi delle sfumature di colore rese davvero uniche anche dalla particolare lavorazione, ovvero il filato presenta un filo bianco attorcigliato tutto intorno che si ripeterà nella stessa colorazione in tutti i gomitoli, quindi un effetto particolare donato sia al filato che risulta particolarmente ritorto ma anche alla colorazione che quindi farà intravedere sempre questo filo bianco. Per il Taylor, quindi un filato 100% in top acrilico, il peso del gomitolo è di 100 grammi, mentre la lunghezza di 100 metri all'incirca. I ferri consigliati sono quelli dal 7 al numero 9, mentre gli uncinetti dal 6 all'8. Ovviamente questo resta un'indicazione di massima che si può sempre adeguare alla tipologia di punto, di struttura e alla mano con cui si lavora. Per la manutenzione dei capi creati con questo filato consigliamo per i primissimi lavaggi sempre il lavaggio a mano ed in particolare di non superare la temperatura di 30 gradi. È sconsigliato il candeggio, ma è possibile utilizzare un sapone neutro e tutti i detergenti, eccezion fatta per il tetracloretilene. Per l'asciugatura invece consigliamo sempre di riporre il capo su un ripiano e di eliminare l'acqua in eccesso. È infatti sconsigliato l'utilizzo dell'asciugatrice ed è anche sconsigliato lo stiraggio. Ora possiamo passare insieme a scoprire tutte le colorazioni disponibili. La prima colorazione che vediamo insieme è il colore salvia, quindi diverse sfumature del verde che vanno ad alternarsi, quindi un verde brillante che si unisce ad un verde salvia più pastello. Passiamo ora invece al blu, quindi varie tonalità di blu fino al celeste che si mescolano l'una nell'altra, sempre con la particolarità del filato bianco ritorto. Qui abbiamo invece il beige, quindi partiamo da una tonalità più chiara fino ad arrivare ad un colore un po' più vivace, tendente più al giallo. Passiamo poi alla tonalità più scura della collezione, ovvero il nero, che si va a mescolare con delle tonalità di grigio. Vediamo ora la colorazione più chiara della collezione, che è il panna. Quindi partiamo dal bianco fino ad arrivare ad un panna, un colore un po' più caldo, creando così una sfumatura molto delicata. Quello che vediamo ora è il colore rosso, una bellissima sfumatura che parte dal bordeaux, il rosso vivo e il rosso più vivace, un po' aranciato. Come abbiamo visto, diverse colorazioni che vi permetteranno di sbizzarrirvi davvero con le creazioni. Pensate infatti a dei poncho, a delle mantelle, scaldacolli, pellini o sciarpe, o magari anche sciarponi dalle grandi dimensioni in cui avvolgersi, ma anche dei cardigan magari un po' over in cui farsi avvolgere dalla morbidezza di questo filato davvero unico e perché no anche delle copertine, quindi un filato davvero versatile, reso davvero unico da questo filo bianco che si avvolge lungo tutta la lunghezza del filato, che creerà quindi anche del movimento in tutti quelli che sono i vostri progetti e che dire poi della sua praticità, adatto alla vita quotidiana per la sua facile manutenzione. Grazie alla metratura e alla sua grossezza potrete anche realizzare in fretta i vostri progetti, quindi adatto anche a chi ha le prime armi. Quindi a questo punto non vi rimane che iniziare a creare e noi attendiamo di vedere tutte le vostre creazioni condivise con noi sui nostri social, quindi vi ricordo la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e il nostro blog, dove ogni settimana ci sono tantissime curiosità. Vi aspetto al prossimo Tessiland News!